partita da una doppia mostra allestita sia al Caffè Centrale a Fano che al Centro Arti Visive a Pesaro, la 12ª edizione di Centrale Festival, la rassegna di eventi sulla fotografia e l'arte contemporanea a cura di Luca Panaro e Marcello Sparaventi. Venerdì scorso è stata avviata ufficialmente la manifestazione prima allo storico locale di Corso Matteotti, sede dell'associazione, e poi alla Rocca Malatestiana di Fano. È nato questo progetto che si chiama Spiaggia Libera, proprio per dare la possibilità a ciascuno dei partecipanti di esprimere la propria percezione sulla realtà. Quindi sia a Pesaro che a Fano sono esposti 30 artisti che danno la possibilità di entrare un po' nella loro sensibilità espressiva. E pensavamo che non si riuscisse a trasferire la passione per questo linguaggio. Poi invece devo dire che nei lavori si vede invece delle qualità molto particolari, personali, e quindi non lo so, se qualcuno ha degli ideali da trasmettere, si riescono a trasmettere anche attraverso la rete. I luoghi delle mostre hanno fortemente caratterizzato la programmazione espositiva, interessando in particolare alcuni spazi storici di Fano, come appunto la Rocca Malatestiana, diventata il luogo simbolo del festival. E quest'anno i curatori hanno confermato la formula che prevede dal 2019 il coinvolgimento di artisti under 30. Abbiamo il cuore della rassegna, che è la sezione Open Call, cioè abbiamo 5 mostre curate da 5 curatori differenti, i quali hanno selezionato una ventina di artisti di diversa provenienza, frutto di una chiamata che abbiamo fatto a vari artisti internazionali. Abbiamo avuto il piacere di avere una risposta di autori dall'Italia, dall'Europa, anche dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone. Questi autori sono stati selezionati dai nostri 5 curatori, i quali li hanno seguiti curando 5 esposizioni che riflettono su tematiche diverse, come l'identità, come i luoghi, la diversità dei luoghi nei vari territori, e problematiche anche molto attuali che attraverso il linguaggio dell'arte non retorico riescono a comunicare al pubblico appunto alcuni concetti che sono importanti per la nostra epoca. A questa proposta si affiancano altre occasioni espositive sulla fotografia e la videoarte, divise in più sezioni che rimarranno esposte fino al prossimo 27 giugno.